Tra poco a tempo reale ospiteremo un confronto a quattro sul referendum del 4 dicembre prossimo, mentre si avvicina la data del voto e naturalmente si moltiplicano gli appuntamenti della campagna elettorale a sostegno del sì e a sostegno del no. Sentiremo tra poco i nostri ospiti con quali argomenti sosterranno le ragioni per confermare o per respingere il quesito che troveremo sulla scheda. Nei pochi minuti dell'anteprima vorrei appena sottolineare la crescente valenza politica, e non potrebbe essere diversamente, che sta assumendo la campagna referendaria. L'attenzione, chiedo scusa, ai contenuti della riforma perde terreno che invece viene guadagnato dalle domande sugli scenari che si prospetteranno all'indomani del voto. Se vince il no, cosa accadrà al governo? Ci sarà, come dicono i sostenitori del sì, una perdita di credibilità dell'Italia agli occhi dei nostri partners e soprattutto nei rapporti con l'Unione Europea? E ancora sul piano interno si formerà un governo di scopo per fare la riforma elettorale e tornare alle urne, oppure si andrà direttamente alle urne, come sembra preferire il Presidente del Consiglio, anche per regolare una volta per tutte i conti con la sinistra interna? E torneremo in questo caso alle urne con il Consultellum, la legge elettorale proporzionale, l'unica che abbiamo rimasta in piedi dopo la bocciatura del Porcellum l'anno scorso, ai primi di dicembre, da parte della Corte Costituzionale. Se vince il sì, il governo e la maggioranza che lo sostiene si sentiranno legittimati, più che autorizzati, a spingere ancora di più sull'acceleratore. E ancora, di nuovo, elemento che ritorna per chiudere i conti, più o meno definitivamente, con la minoranza interna, che a quel punto, con la vittoria del sì, potrebbe anche subire scompaginamenti notevoli. Questi scenari non vogliono dire che si sta combattendo una battaglia che con la Costituzione non c'entra. La carta c'entra e come? Quasi un terzo degli articoli, 47 su 135, della seconda parte della Costituzione, quella che definisce l'organizzazione dello Stato, vengono cambiati e modificati. E allora il punto vero forse è proprio questo. Il sì e il no a questa riforma, corrispondono ad un uso duplice, ad una doppia e diversa aspettativa, ad una doppia lettura della carta in funzione di progetti politici più o meno datati o più o meno nuovi. Il sì e il no hanno, insomma, una visione diversa, anche abbastanza, su certe questioni. Per esempio il parlamentarismo, la rappresentanza, i poteri del governo, quelli del Premier, gli organi di garanzia, a cominciare dal capo dello Stato e dalla Costituzione. Tutte cose molto politiche che direttamente o indirettamente hanno a che fare e a che vedere con il quesito che sinteticamente troveremo sulla scheda il 4 dicembre. Andiamo a cominciare con le ragioni del no, rappresentate da Roberto Montefusco, SEL, e da Francesco Todisco del Partito Democratico. Le ragioni del sì saranno invece rappresentate da Aldo D'Andrea della Fondazione Sud e da Bruno Gambardella del Partito Democratico. A tra pochissimo. Concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, Mano Calzati, nei pressi di Avellino Est. Bentrovati, cominciamo tempo reale, parleremo di referendum, lo faremo con Roberto Montefusco, SEL, le ragioni del no sulla scheda del 4 dicembre, Aldo D'Andrea, Fondazione Sud, Partito Buonasera. Democratico. Fondazione Sud è, diciamo così, l'alambicco, come si dice, Contenitore, come? Il contenitore. contenitore, insomma.
il luogo dove Antonio Bassolino ha individuato, il luogo che Antonio Bassolino ha individuato per discussione. elaborare, parlare, eccetera, eccetera. Aldo Landri naturalmente per il sì, Francesco Todisco del Partito Democratico sostiene le ragioni del no, Bruno Gambardella del Partito Democratico sostiene le ragioni Buonasera. del sì. Allora, subito, telegraficamente, rispetto al minimo di predicozzo che ho fatto nell'anteprima, siete d'accordo, non d'accordo, ci sono cose da cancellare, cose da obiettare? Partiamo subito con Gambardella. Sono molto d'accordo sul fatto che questo appuntamento del 4 dicembre stia diventando il referendum pro o contro Renzi. Probabilmente è stato fatto dall'inizio un errore di comunicazione nella foga un po' della vis polemica di Matteo Renzi di dire io sono l'uomo che si è presentato a questo paese per innovare, per cambiare la struttura stessa della politica italiana. E beh, forse era anche normale nella foga mettere un po', ecco, una fiche di troppo sulla scommessa o vinco e quindi raggiungo l'obiettivo per il quale sono sceso in campo, cioè cambiare questo paese, o Ecco, addirittura. perfetto. Sarebbe stato un atto di prudenza, però alla fine le conclusioni, per stare alle cose che sta dicendo in queste ore Renzi, riportano a quell'affermazione con la L'entusiasmo quale Renzi si giovanile. è intestato la responsabilità di questo referendum, tanto è vero che poi lo vedremo, Renzi dice io nessun governo di scopo tecnico, lo facciano altri, sarà il Presidente della Repubblica a decidere che fare nel caso dovesse vincere il no, ma per quanto mi riguarda io mi tiro fuori. Francesco Todisco. C'è stato un errore grave da parte di Renzi, prima ancora che da Presidente del Consiglio dei Ministri, da Segretario Nazionale del Partito Democratico, ad aver voluto mostrare i muscoli su una riforma costituzionale, a non aver voluto avere la pazienza dell'ascolto e del dialogo che è necessaria in una riforma costituzionale, dividendo la comunità del Partito Democratico e del centro-sinistra in maniera del tutto errata su una riforma di questo tipo, e noi. Io voteremo no per ragioni di merito, ma consapevoli del fatto che Matteo Renzi abbia commesso un grave errore e impoverito il dibattito sulla riforma costituzionale. Aldo D'Andrea. Mi scuso, apparirò anche semplicistico, ma io preferisco parlare di temi concreti legandomi a criteri di empirismo. Il 4 dicembre si vota non sul governo, ma si vota su delle domande precise a cui bisogna dare una risposta Su altrettanto questo siamo precisa. d'accordo, E il questo è il problema è che se discorso. vince una parte o l'altra, gli Quello che scenari sarà, successivi mettono in moto tanta roba, cambieranno, diciamo. però adesso, prima degli scenari successivi, ci sta lo scenario del 4 dicembre. Telegrafico d'Andrea, empirismo anglosassone. Avremo modo di Perfetto. Roberto confrontarci. Montefusco. Ma io credo che questo paese sia di fronte a un fatto inedito e di estrema gravità, perché quando un presidente del Consiglio dei Ministri convoca sostanzialmente un plebiscito su di sé, utilizzando la riforma di 47 articoli della Costituzione, è evidente che ci troviamo diciamo di fronte a una carta costituzionale utilizzata come una clava per dividere questo paese. In realtà la Costituzione è stata uno dei pochi elementi unificanti per larga parte, diciamo, di questa comunità nazionale. Oggi ci troviamo invece di fronte a questo tentativo. Vorrei dire solo questo: è evidente che Renzi ha alzato la posta nel momento in cui si sentiva forte. Dopo il passaggio elettorale del PD al 40%, lì probabilmente ha avuto la percezione errata di avere il paese nelle sue mani, si è reso conto, probabilmente dopo, troppo tardi, di quell'errore, ma certamente quel tipo di approccio divisivo, lacerante, oggi pesa come un macigno anche sul tipo di campagna elettorale che stiamo Ecco, facendo. allora, tra poco vedremo anche, daremo conto anche di qualche sondaggio, degli ultimi autorevoli sondaggi, se possiamo dire autorevoli dopo Trump negli Stati Uniti, non lo so, però insomma non bisogna dare tutta la responsabilità ai sondaggi che appunto sondano, non hanno verità in tasca prerivelate. Rispetto ai consueti confronti che facciamo nelle tribune referendarie, anche per dare un certo equilibrio, diciamo così, rispetto alla par condicio, ma anche rispetto al rispetto che dobbiamo a tutti i nostri ospiti, seguiamo questo modello. Abbiamo cominciato con Gambardella, finito
questo primo giro con Montefusco, adesso ripartiamo da Montefusco e facciamo questo vai e vieni fino alla fine della trasmissione. Io cercherò di mettere alla vostra attenzione sul tavolo una serie di temi di cui la gente parla, quindi non sono mie opinioni, che ce le ho sul referendum, ma naturalmente mi guardo bene dall'esprimerle dovendo condurre e facendo questo lavoro in particolare. Però io porrò delle questioni di cui sentiamo parlare qualche volta nell'autobus, al bar, tra gli amici, sui social, eccetera, eccetera. Io partirei dalla prima questione, da Roberto Montefusco, e cioè io sento dire, ed è un fatto, oltre ad essere un argomento che per esempio utilizza e viene utilizzato dal fronte del sì, c'è un fatto che è tale, certificato. In questo paese è difficilissimo riformare le cose che forse, secondo, potrebbero migliorare la vita dei cittadini, migliorare la vita delle istituzioni. Sono praticamente decenni che non si riesce a muovere. Che cosa nasconde questa difficoltà? Una rendita di posizione di alcuni schieramenti politici, una serie di convenienze? Perché in questo paese toccare la seconda parte della Costituzione che riguarda l'organizzazione dello Stato diventa così difficile? Poi entreremo nel merito di come viene cambiata questa parte della Costituzione. Ma io penso che quando si ha a che fare con la Carta Costituzionale, e credo che non si possa immaginarla come un corpo separato, no? Per cui la seconda parte è separata dalla prima, perché poi magari avremo la possibilità di approfondire questo tema. Io invece credo che ci sia un filo che tiene tutto unito. Non si possa procedere un po' per tentativi. Cambiamo per cambiare, cambiamo perché non lo si è fatto prima. Penso che invece bisogna avere contezza di ciò che si va a fare. E io credo che alcune delle parole d'ordine, degli slogan per così dire, su cui è stata immaginata questa riforma e sui quali viene proposta all'opinione pubblica la bontà della riforma, siano slogan evidentemente infondati. Ecco, per tornare Roberto su questo, io perché voglio perché in questo paese è difficile riformare, questo è un dato riformare, certificato. Insomma, non è vero che è difficile riformare. Per esempio, ci sono delle materie che sono state riformate. Io penso a quanto è stato riformato il mercato del lavoro negli ultimi 15-20 anni, a quanto è stato deformato il mercato del lavoro, precarizzato il mercato del lavoro. E potrei fare una serie di esempi di riforme regressive che questo paese ha conosciuto. Noi abbiamo avuto per tanto tempo la sensazione, che poi corrispondeva a verità, che riformare significasse cambiare in meglio le cose, la vita delle persone, gli equilibri sociali, cambiare nel verso dell'eguaglianza, dello sviluppo, dell'inclusione. Da 15-20 anni a questa parte, o forse anche potremmo andare anche un po' indietro, invece molto spesso riforma significa una regressione, significa tornare indietro, significa mettere in discussione i diritti. Quindi quando si parla anche di questa categoria del riformismo, delle riforme, bisogna capire bene di che cosa si sta discutendo. Aldo D'Andrea, la difficoltà, il fatto che si sono sprecate le commissioni bicamerali, stiamo parlando di riforme, oltre quelle a cui faceva riferimento Montefusco, di riforme che riguardano appunto l'organizzazione dello Stato, i principi fondamentali, eccetera, che è un altro tipo di riforma rispetto al Jobs Act, rispetto ad altre cose. Quindi, insomma, tutto questo tempo non è successo niente. Perché, secondo lei? Ecco, io sto tra comunisti, unico io non comunista, non ex comunista. Va bene, vorrei richiamarmi a certi... Cioè, vediamo un attimo, individuiamo e scoviamo questi comunisti. Ex comunisti. Chi sono ex i comunisti? PC. Ah, ex PC. Allora, ex PC. No. Ah, chiedo scusa. No. 1989, avevo 10 anni. Vabbè, mi correggo. Veniamo da una lunga storia. No, però volevo ci rendica una cultura... Veniamo da una lunga storia. Ma non è offensiva. Veniamo da una lunga storia. Vabbè, comunque... Ci è andato vicino. No, assolutamente. Non l'ha detto. Precisamente, ma c'è andato vicino. No, assolutamente, io per il Partito Comunista ho avuto sempre un'estrema simpatia, quindi... però non lo sono mai stato, non ho mai votato il Partito Comunista, ma comunque era semplicemente per premessa. Premessa. Cito Marx, che loro conosceranno sicuramente meglio di me. Marx diceva che
le costituzioni sono storicizzate, cioè vanno cambiate, seguono il corso dei tempi. Non solo, ma ne voglio citare un altro, Lenin. Piuttosto che niente, meglio poco. Venuto a pescare da voi, capisco, L'ho fatto apposta. Meglio niente che poco. Che cos'è il poco? Noi stiamo tentando, anzi, il Parlamento sta tentando di riformare una Costituzione che ha visto parecchie magagne finora. Ha visto la mafia, ha visto le tangenti, ha visto il malaffare. Dunque, quando si dice che questa è la Costituzione più bella del mondo, si fa il comizio. Ognuno può girarsela come gli pare. Io credo che questa Costituzione, che non è mai riuscita ad essere cambiata, malgrado i tentativi continui che sono stati fatti da 30 anni a questa parte, credo che debba essere cambiata, perché io voglio invocare unicamente un criterio che ho assunto dai testi di Indro Montanelli nella storia d'Italia. L'Italia è l'unico paese tra i 200 che costituiscono l'ONU che ha il bicameralismo, cioè il cameralismo paritario. E ne voglio citare un altro empirico, perché io mi attengo all'empirismo. Delle leggi che si sono fatte, che si sono succedute con quest'ultimo governo e credo anche con quello precedente, l'82%, se non ricordo male, fa parte della decretazione, mentre invece l'altro, il restante 18%, fa parte dei disegni di legge. Ora, se questo mi sta dicendo che legifera molto, ma molto di più il governo che il Parlamento. Quindi questo non è un sistema parlamentare, non solo, ma ne voglio ancora dire un altro. Quando si dice che noi andiamo verso una supposta dittatura della maggioranza, si dice una cosa che a mio modo di vedere, con tutto il rispetto, è semplicemente una sciocchezza. Perché? Perché io chiedo, e mi chiedo naturalmente, il Presidente del Consiglio può rimuovere un ministro? No. Il Presidente del Consiglio, anche nella decretazione di urgenza, ha bisogno della controfirma del Presidente della Repubblica? E allora quale dittatura della maggioranza potrebbe starci? Questa a me sembra, e chiudo, una sorta di monarchia costituzionale, dove il re, attraverso i suoi rappresentanti al governo, promulga le leggi. Fermiamoci qui, Francesco Todisco, sempre sullo stesso tema. Leggo un passo di un fondo di uno storico italiano. Storicamente, insomma, l'Italia della partitocrazia, del suo governo allargato e della sua classe politica hanno avuto nella seconda parte della Costituzione il loro autentico statuto fondativo e la loro massima garanzia. E Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera di sabato 5 novembre. Qui Galli della Loggia dice: sostanzialmente questa organizzazione dello Stato e anche dei poteri ha favorito in Italia le cose più doppie di questo mondo, il consociativismo, la sopravvivenza in vita un po' di tutti, a prescindere persino dal voto che, insomma, si può non condividere probabilmente come Todisco non condividerà, ma insomma, Ernesto Galli della Loggia non è uno qualsiasi, è lo spunto per farti tornare in argomento. Non condivido il giudizio, ma condivido la linea che Ernesto Galli della Loggia individua, perché se c'è un vero motivo nella riforma della seconda parte della Costituzione, ma un terzo della Costituzione, da parte di quelli che si sono fatti promotori di questa riforma, è quello di tendere a sottolineare, a rimarcare una linea di pensiero che c'è in questa fase storica, cioè quella di ridurre la presenza della politica. Questo io credo che sia un passaggio di una importanza fondamentale, perché poi ci fa capire tutto il resto. C'è l'attacco al ruolo della politica, all'autonomia della politica rispetto alla finanza, rispetto all'economia, rispetto ai poteri, alla gerarchia dei poteri che si è determinata in questa fase storica. E tutto ciò che ne discende in termini di scelte organizzative è un modo per ridurre il ruolo della politica, la funzione degli strumenti della politica, i partiti, la funzione degli strumenti della rappresentanza sociale, i sindacati, le organizzazioni sociali, la funzione della sovranità nella democrazia.
Non condivido il giudizio a cui arriva certo. Ernesto Galli della Loggia, ma individuo la linea di pensiero che c'è in questa riforma. Bruno Gambardella, allora, la vicenda appunto della impossibilità di produrre riforme anche di struttura in questo paese. Ma a dire il vero, il processo riformatore è stato avviato varie volte, molte volte, raramente giunto a conclusione. Se devo valutare le poche riforme costituzionali che poi sono approdate, sono state ratificate anche dal corpo elettorale, personalmente il mio giudizio non è molto positivo. La riforma del titolo quinto, ad esempio, che fu comunque promossa da un governo di centrosinistra, tra l'altro a quel tempo diretto, insomma, a maggioranza costituito da quelli che oggi sono contrari al DDL Boschi. Diciamo, quella riforma del titolo quinto, contestualizzata ovviamente, che era la fase nella quale la Lega Nord sembrava dovesse varcare il Rubicone, addirittura giungere ben oltre, dilagare per le valli, dilagare del sud, anche al centro-sud, poi là su questo ho sempre avuto qualche dubbio, ma comunque su quell'onda diciamo del questo innamoramento per il federalismo ne è uscita fuori una riforma, quella del titolo quinto, che secondo me ha creato danni. Un'altra riforma che pure è andata in porto è stata quella promossa dal governo Monti, che ha portato in Costituzione il pareggio di bilancio. Se non vado errato, segretario del Partito Democratico in quel periodo era Pierluigi Bersani, che oggi è un sostenitore del no. Quindi, insomma, purtroppo delle riforme che non hanno avuto propriamente degli effetti positivi, questo Paese le ha vissute. Adesso non vorrei richiamare Benedetto Croce, che diceva che il nostro Paese ha vissuto tutte le controriforme e nessuna riforma, a differenza di altro. Lui si riferiva a quelle religiose, ma non solo. Però di fatto l'Italia negli anni ha tentato, ha vissuto diversi tentativi riformisti più o meno seri. Io credo che non sono molto d'accordo su Roberto, indubbiamente c'è un filo che lega la prima e la seconda parte della Costituzione, è chiaro, però la parte valoriale, cioè la prima parte della Costituzione che rimane intatta, è comunque quella che ci porta a dire che la nostra Costituzione è una delle più belle del mondo, su questo io sono d'accordo. Ritengo che come ogni bellissima costruzione abbia bisogno di un po' di manutenzione. Anche un appartamento di pregio, un palazzo non so, barocco, rinascimentale, dopo un po' abbia bisogno della necessaria manutenzione proprio per mantenere le parti più belle a disposizione del godimento delle persone. La seconda parte della Costituzione è quella necessita di quella messa a punto che probabilmente di questo paese. Dicendo che insomma si tratta, per quanto riguarda le ragioni del sì, insomma, di interventi di manutenzione tra l'ordinaria e la straordinaria necessari. Insomma, questa è l'immagine. Battuta, diciamo, questa è l'immagine. Questo... Va bene. Ripartiamo da Bruno Gambardella, sbronziamoci con i sondaggi prima che scatti il divieto, proprio in queste. A cominciare dalle prossime ore. Io vi cito questo per dire poi di che stiamo parlando, con chi stiamo parlando, su che cosa ci appiccichiamo, se poi, per esempio, rispetto a questo sondaggio molto attendibile della Ipsos, sempre con, come dire, la incertezza che abbiamo visto anche nei giorni scorsi per le elezioni negli Stati Uniti, che poi apre e chiude una parentesi. In realtà i sondaggi che davano vincente Hillary ci hanno azzeccato, perché Hillary nel voto popolare ha preso 1 milione in più di voti rispetto a Trump. È che lo Stato federale americano, cioè Hillary Clinton ha vinto nei collegi sbagliati, cioè dove si conquistano meno grandi elettori, però il voto popolare ha dato ragione un po' troppo forse a Hillary Clinton per circa 1 milione di differenze. Chiudiamo sta parentesi che c'entrava poco quanto niente, però di che stiamo parlando e a chi stiamo parlando, state parlando, voi che fate campagna elettorale, se questo sondaggio della Ipsos ci dice che soltanto il 12% del campione intervistato si dice essere informato nel dettaglio della
riforma. Il 51% dice di saperne a grandi linee, e noi sappiamo che a grandi linee c'è di tutto e di più, è questo il, diciamo così, il dato più corposo del sondaggio. Poi c'è un altro dato significativo, il 31%, che ne ha solo sentito parlare, cioè da qua gli è entrato e probabilmente da quest'altra parte gli sarà uscito, e poi c'è un 6% addirittura che non ne ha mai sentito parlare. Bruno Gambardella, è qui che si gioca la partita. Oddio, qualcuno che dice che non ne ha mai sentito parlare, sì, mi pare di capire. Mi sembra, sì. No, io penso che soprattutto nelle ultime settimane, ormai ci siamo, insomma, sarà necessario focalizzarsi sui temi della riforma, e come lei direttore diceva nella sua anteprima, effettivamente tutto il dibattito, che è durato anche troppo, perché ricordiamo la data del referendum inizialmente sembrava dovesse essere fissata a ottobre, poi slittata, quindi forse ne abbiamo parlato troppo e male, nel senso che questo iniziale invito di Renzi a valutare con questo referendum la bontà della sua proposta politica, istituzionale, eccetera, eccetera, ha fatto anche un po' perdere di vista il tema centrale, che è quello del contenuto della riforma. Noi parliamo ad un paese che effettivamente oggi si sta apprestando all'appuntamento referendario elettorale del 4 dicembre con lo spirito di chi vuol punire un governo per delle scelte politico-economiche che non condivide, lo vuol punire nel nome dell'onestà, onestà sbandierata e magari poco realizzata. Insomma, veramente sta diventando un auto da fe che francamente mi lascia piuttosto sconcertato. Molti dei comitati referendari, questo vale per il sì e vale per il no, in Irpinia soprattutto, e ne sono molto compiaciuto, sì, invece hanno avuto un approccio diverso a questa campagna referendaria. Ad esempio il comitato che io coordino ha scelto di essere presente anche nei luoghi più piccoli. Prima parlando con gli amici e i compagni del no, anche loro stanno visitando le comunità più piccole, che probabilmente l'eccessiva rissosità delle campagne referendarie televisive, le varie arene televisive, aizzano le tifoserie, il campo degli ultra di una parte e dell'altra, mentre probabilmente andando nei territori, nei circoli, parlo da militante del Partito Democratico, nei circoli, tra la gente, è più facile finalmente poter parlare dei temi, dei singoli punti. Io poi, se ho tempo, vorrei dire, ad esempio, personalmente la cosa che mi ha convinto di più di questa riforma, io magari ci andiamo dopo. C'entriamo dopo. Dovrei dare la parola a Francesco Todisco, però per non interrompere un'emozione, perché abbiamo la pubblicità che ci insegue, allora una breve pausa e poi riprendiamo con Francesco Todisco. Dag Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, Mano Calzati, nei pressi di Avellino Est. Dag Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, Mano Calzati, nei pressi di Avellino Est. Tempo reale, referendum, stiamo parlando dell'appuntamento molto importante per il quale siamo stati chiamati alle urne il 4 dicembre prossimo. Lo abbiamo estrapolato il tema dalle tribune referendarie che continueremo a proporre su Telenostra, perché oltre che sui motivi e i contenuti stessi del quesito referendario, avanza anche prepotentemente una questione politica collegata, e più questioni politiche collegate al referendum del 4
del 4 dicembre. Lo stiamo facendo con Roberto Montefusco, Aldo D'Andrea, Francesco Todisco e Bruno Gambardella. Dobbiamo riprendere da Francesco Todisco. Allora, Francesco, le cose che diceva Bruno Gambardella a proposito, diciamo così, della necessità di interventi di manutenzione smonterebbero molto l'ardore del no rispetto a pericoli più vari che pure vengono evocati dal fronte del no. Ma guardi, immaginare che la Costituzione sia, come dire, divisa in due parti rigidamente separate, dove l'organizzazione dello Stato non discenda e non sia, come dire, l'applicazione organizzativa dei principi previsti dalla Costituzione, è una roba che se io avessi detto al mio professore di diritto costituzionale, Federico II, non mi avrebbe neanche fatto sedere per fare l'esame, perché la Costituzione è un tessuto unico, è un unicum che nei suoi vari articoli prova a realizzare una visione di democrazia. E immaginare che si possa intervenire sul Senato dicendo poi una autentica fesseria, quale quella di dire che sostanzialmente si è superato finalmente il bicameralismo per arrivare a un monocameralismo, che non è assolutamente vero, perché nei fatti si è realizzato un bicameralismo approssimativo, pasticciato, perché le due camere rimangono. È una roba che ci fa capire con quanta approssimazione ci siamo avvicinati a questa materia. Voglio fare un altro esempio per portare un po' il dibattito più sulle questioni che riguardano la riforma su cui saremo chiamati a votare. Si continua a dire fra i sostenitori del sì che questo cambiamento ci ha finalmente portato a superare alcuni enti inutili. Nella Costituzione è prevista l'abolizione, tra virgolette, della rilevanza costituzionale delle province. La domenica precedente al voto sul referendum, noi, gli amministratori di questa provincia, saranno chiamati a votare il nuovo Consiglio Provinciale. Il Consiglio Provinciale sta lì, in una, come dire, una confusione di organizzazione, di potere, di funzioni di quell'ente, e io temo fortemente che per questa stessa via, quella stessa confusione che si è determinata sulla provincia, si determinerà su altri temi che sono previsti in questa riforma costituzionale. Aldo D'Andrea. Io in merito alle questioni che sono state sollevate da Todisco, mi permetto con molto rispetto di non essere minimamente d'accordo. Parto dal primo presupposto. Questa è una riforma, il DDL Boschi, come si chiama, abbondantemente condivisa e votata in sede di Parlamento. Quindi già in questo io trovo una grande incongruenza. Oggi quelli che votano no, quelli che votano no oggi, sono quelli che in Parlamento hanno votato sì, molti di loro, non tutti naturalmente. Per quanto riguarda poi il discorso delle province, io sarei ancora più drastico. Io lascerei le province e toglierei le regioni, però c'è una questione. Vogliamo fare un altro, ecco, referendum? C'è le questioni. No, c'è un'altra questione. Io arrivo al punto. Perché dico questo? Perché ognuno di noi non deve sentirsi allenatore della nazionale. Noi siamo chiamati a votare su qualcosa di concreto, e quando si dice che non è vero che si supera il bicameralismo perfetto, si dice una cosa che secondo me non è reale, perché è dimostrata dai fatti. Il Senato, che secondo me è resta un errore chiamarlo Senato, perché è qualcosa di diverso, ma comunque questo che si chiamerà ancora Senato, interverrà solamente su materie di leggi costituzionali, di leggi quadro, trattati, quindi il resto non riguarderà più il Senato. La fiducia la darà solamente la Camera. E anche l'altra cosa che si dice, che questi 74 consiglieri regionali che faranno parte del Senato non saranno votati ma saranno nominati, è un'altra cosa che non è vera. Cioè, noi dobbiamo attenerci alle cose vere, perché quando si andrà a votare per il nuovo consiglio regionale si voterà anche per il consigliere che dovrà essere senatore. Bisognerà vedere come le regioni si organizzeranno con una legge ad hoc regionale, perché questo viene demandato alle regioni di provvedere. Quello che a me preme sottolineare, con una legge a individuare quali dei consiglieri regionali saranno anche senatori. Preme sottolineare, è la questione del titolo quinto, perché do coerenza a quanto ho detto io prima. In Italia esiste uno Stato centrale ed esistono 20 Stati periferici che non fanno altro che fare concorrenza allo Stato centrale.
tanto è vero, che noi abbiamo il 45% di leggi impugnate alla Corte Costituzionale perché in tema di materia e concorrenza si è creato un dissidio. Con questo nuovo, con questa nuova riforma che si andrebbe ad accettare, ammesso che vinca il sì, le materie concorrenti decadono del tutto o quasi del tutto. Quindi sicuramente c'è una semplificazione del sistema costituzionale in Italia. E poi in materia del titolo quinto, il collega del sì diceva che il governo di centrosinistra D'Alema provò questa cosa sotto la spinta del federalismo e quindi sotto la sfisma. Ricordiamolo della... che quella legge, il titolo quinto, la modifica del titolo quinto venne approvata con, credo, con 3 voti di scarto. Quella è stata un'assoluta vergogna perpetrata ai danni del meridione d'Italia, perché in tema di sanità, in tema di trasporti, in tema di assistenza sociale, in tema di turismo, noi paghiamo ancora le nefaste e le neglette conseguenze di quella roba sotto la spinta della cultura leghista che imperversava in quel momento in Italia. Roberto Montefusco. E poi vi do un po' di numeri del sondaggio e parleremo anche della legge elettorale, che non c'entra col referendum, ma che ha una valenza politica che ha influenzato molta parte, diciamo così, del dibattito e anche del divenire, diciamo così, di questo dibattito sul quesito referendario. Prego Roberto. Io penso che dobbiamo provare a fare un po' di ordine, altrimenti davvero si rischia che, insomma, anche chi prova a capire il contenuto di una riforma anche così complessa, diciamo, abbia qualche difficoltà. Dicevo prima, i presupposti su cui la riforma viene proposta a me paiono decisamente infondati. Il primo presupposto è, insomma, questo paese ha bisogno di semplificazione, ha bisogno di modernizzare il processo legislativo. Guardate, l'Italia è uno dei paesi, diciamo, delle democrazie occidentali che ha il più alto tasso di produzione legislativa del proprio Parlamento. E la ragione per cui molto spesso si procede con un utilizzo molto cospicuo della decretazione d'urgenza piuttosto che con le leggi di iniziativa parlamentare non sono legate all'esistenza di due Camere, sono legate al fatto che il nostro sistema politico consegna al governo, tanto più con una legge elettorale di un certo tipo che ci consegna anche un Parlamento in larga misura di nominati, subordinato al capo dell'esecutivo. Insomma, questo sistema chiaramente consegna al governo, all'esecutivo, una centralità, una forza che poi ha il suo effetto anche nella produzione, diciamo, dell'iniziativa legislativa. Quindi si sarebbe detto il problema è politico, non di organizzazione dello Stato. L'Italia, dicevo, è tra le democrazie occidentali una, diciamo, di quelle che ha il maggiore tasso di produzione legislativa. Fare tante leggi significa farle bene? No, naturalmente. Un caso su tutti, per esempio, Lodo Alfano, legge di iniziativa parlamentare, dichiarata incostituzionale, approvata in 20 giorni. Stiamo vedendo nel frattempo, ad esempio, il che cosa succede. Altro, guardate, l'idea che questo sistema, che la riforma del Senato ci consegna un sistema, insomma, più semplificato. Allora, innanzitutto, non si capisce bene che cos'è questo nuovo Senato, perché prima l'amico D'Andrea diceva, insomma, il trasferimento di poteri alle regioni è stato un problema, e però si dice vogliamo fare un Senato delle autonomie. Una confusione, un'irrazionalità, cioè si riducono i poteri delle regioni e si dice però che si vuole fare un Senato delle autonomie. Si di fatto costruisce un Senato composto da 74 consiglieri regionali, 21 sindaci, 5 senatori nominati dal Presidente della Repubblica, non si capisce bene, 5 su 100, non proprio come dire, un numero marginale. 5 per 7 anni, esattamente. Non sono i senatori a vita in questo caso. No. Ma non si capisce bene però in un Senato siffatto perché 5 senatori, che non sono pochi, devono essere nominati dal Presidente della Repubblica. Non sappiamo ancora come saranno
individuati questi 74 consigli regionali, perché come lei diceva giustamente questo poi dipenderà dalle leggi regionali, quindi andiamo a votare un po' al buio, ma sappiamo una cosa, la sappiamo con chiarezza, che sindaci, 21 sindaci e 74 consiglieri regionali dovranno dividersi tra il ruolo impegnativo, faticoso di sindaco e consigliere regionale e quello di senatore. Vorrei dire che il Senato non sarà affatto poi una Camera marginale, perché è vero che non dà la fiducia al Parlamento, al governo, ma diciamo, continuerà a contemplare delle funzioni importanti. La revisione, le leggi costituzionali, i trattati internazionali, le leggi di un rapporto con l'Unione Europea, cioè potenzialmente una gamma molto, molto elevata anche di poteri, di funzioni, e quindi è evidente che una Camera che non si può immaginare, diciamo, di costruire in modo confuso, approssimativo, senza una razionalità di fondo del sistema. Un'ultima cosa, si dice Camera delle Autonomie, Senato come Camera delle Autonomie, poi si introduce una cosa come la clausola di supremazia, che significa che su alcune materie di competenza regionale, in nome del superiore interesse nazionale, il governo può avocare a sé la decisione. Cosa questo significhi? Lo ha tradotto molto bene la senatrice Finocchiaro qualche settimana fa, quando ha detto in Puglia, insomma, volete vedere che per fare un gasdotto noi dobbiamo chiedere il permesso alla regione. È evidente che si produce anche per questa via un restringimento degli spazi di democrazia, si accentrano funzioni e si crea un sistema del tutto irrazionale. Vorrei capire alla fine dei conti che cos'è questo Senato delle Autonomie, perché se significa mandare qualche consigliere regionale a fare il senatore, mi pare davvero poca cosa. I sondaggi, prima che scatti il divieto, torniamo a quello dell'Ipsos, che è praticamente di oggi sostanzialmente, dà il no in testa di quasi 10 punti, ma il 13% di questa forbice che sta tra il no e il sì è ancora incerto, e poi un elettore su due non andrà proprio a votare. Un altro sondaggio, quello del Sole 24 Ore di due giorni fa, relativo però al periodo 27 ottobre-7 novembre, ci ha detto che il no era al 34%, il sì al 29%, mentre gli astenuti e gli incerti erano a quota 37%. Insomma, mi pare, Roberto Montefusco, che il quadro anche referendario, anche in riferimento al referendum, segua un po' il trend di questi ultimi anni in quanto ad appuntamenti elettorali. Una parte cospicua, che sfiora quasi sempre ormai il 50%, non ne vuole più sapere di andare alle urne. Ma torniamo però, ripartendo con il metodo fisarmonica da Montefusco, ripartendo anche dai sondaggi, ma insomma sul potere delle regioni, la clausola di supremazia da parte del governo. Ma insomma, molti hanno fatto osservare, a meno che non si tratti di questioni davvero dirimenti per i territori, che questo è un paese bloccato ovunque. Cioè, qualcuno fa l'esempio che per portare una merce da Canicattì a Trento hai bisogno, a bordo guidando il tuo tir, di 7, 8, 9 permessi regionali per attraversare con quel carico le regioni. È un po', insomma, è un paese che viene definito, a torto o a ragione, ma un paese abbastanza bloccato, cioè i tempi di decisione di questo paese, oggettivamente, facciamo finta che non ci sia il referendum il 4 dicembre, sono tempi che in Europa nessuno conosce. Ma allora, sui sondaggi, io credo che noi dobbiamo fare lo sforzo di guardarli il meno possibile in questa fase, anche quando sono positivi, incoraggianti, come quelli, diciamo, gli ultimi sondaggi che abbiamo, che danno in testa incoraggianti, che danno naturalmente largamente in testa il no, però credo che bisogna fare lo sforzo, diciamo, di metterli un attimo da parte, di continuare
un lavoro costante rivolto al rapporto con l'opinione pubblica, anche a quei cittadini. Torniamo sulle regioni adesso. Torniamo sulle regioni perché insomma, sulle regioni, portare, guardi, io come cittadini credo una cosa, ripeto, come credo cittadini una... noi questa cosa l'abbiamo vissuta e anche pagata spesso sulla nostra pelle. Come cittadini però. Non è che si capisca molto poi delle cose. Come cittadini però noi rischiamo di pagare a caro prezzo sulla nostra pelle anche un modello, diciamo, di democrazia che ci espropria della possibilità di incidere sui processi che accadono e sulle grandi scelte. È una provincia come questa, ad esempio, interessata dal grande tema delle estrazioni petrolifere e delle trivellazioni, credo che dovrebbe guardare con molta attenzione, molta preoccupazione un processo che porta a spostare altrove i processi decisionali e a svuotare su alcuni grandi temi, diciamo anche quelle che possono essere la capacità di intervento delle cosiddette istituzioni di prossimità, che sono quelle più vicine ai cittadini. Quindi attenzione, perché se si porta un po' alle estreme conseguenze la logica, diciamo, della democrazia semplificata, la qualità della democrazia stessa viene messa in discussione. Io come cittadino voglio avere voce in capitolo per capire se un gasdotto può intervenire sul mio territorio o quello che accade con le estrazioni petrolifere. Andrea, il quadro è come lo dipinge Roberto Montefusco, cioè il governo si alza e dice trivellate l'Irpinia e dal giorno dopo si trivella. Io ho completamente un'altra visione. Mi allaccio alla Costituzione che io vorrei cambiare. Nella Costituzione c'è il regionalismo. Oggi ci troviamo di fronte al federalismo, che è altra cosa. Traduciamo in termini concreti per l'utilità dei cittadini. Io sono medico, quindi diciamo che preferisco parlare di sanità piuttosto che di altri temi. Come la Regione Campania organizza il suo sistema sanitario? Sulla base di che? I 20 sistemi sanitari che stanno in Italia, perché sono 20 sistemi in quanto 20 regioni, ricevono provviste dallo Stato in base all'età anagrafica. Essendo noi più giovani rispetto a quelli del Piemonte, a quelli del Veneto, a quelli dell'Emilia Romagna, riceviamo meno provviste. Sì. Questo ha messo in crisi la sanità in Campania, al di là degli sperperi, al di là delle ruberie che ci sono state, ma io non parlo di queste qui, anzi spero che siano solo delle eccezioni, non voglio entrare nella questione. Dico, il principio che alimenta la concessione di provviste alle regioni in termini di sanità è basato sull'età anagrafica e non sulle esigenze socio-economiche. Sulla spesa storica. Questo fatto ha determinato un disastro all'interno dell'assistenza sanitaria questo della Regione Campania. Questo le porta a dire che cosa, ad Andrea? Mi porta a dire che per mantenere la parità di bilancio la precedente amministrazione, Caldoro, ha dovuto tagliare 10.000 unità di personale e 3.000 posti letto. Ha fatto tutta una serie di tagli che sono andati praticamente a svantaggio dei cittadini campani, i quali continuano, e mi dispiace dirlo, ma continueranno a lamentarsi in termini di liste di attesa. In termini Andrea, di... poi faremo la trasmissione sulla sanità, no, però no, questo è argomento, un argomento che riguarda che si è capito, no, certo, riguarda il titolo quinto. Il titolo quinto. Non solo, ma ne porto un altro. Essendo io stato a Napoli, all'Università Federico II, dove ho lavorato per più anni, io ho fatto l'abbonamento con l'AI per fare Avellino Napoli tutti i giorni, salvo poi che quando ero in sala operatoria andavo con la mia macchina. Allora, i pullman dell'AI sono scassati, ci piove dentro, ogni tanto si scassano sull'autostrada, c'è bisogno di qualcuno che ci veniva a prendere. Questo perché la colpa è di Preziosi? No, la colpa non è di Preziosi. La colpa è di chi ha dovuto fare dei tagli per mantenere più o meno una certa efficienza. Quindi lei dice, questi tagli, questo sanità, è il titolo quinto. Trasporti hanno origine questo è il del titolo quinto. Perché il titolo quinto è nato per la questione settentrionale. Ecco, in Italia noi abbiamo creato la questione settentrionale, non la questione meridionale, la questione settentrionale. Perfetto. Francesco Todisco diceva ad Andrea, 20 sistemi sanitari, si potrebbe aggiungere 20 sistemi turistici, 20... Perché insomma, fermo restando magari, diciamo così, questioni che sono davvero dirimenti per i territori, ma perché non è normale che un paese abbia, diciamo così, almeno a grandi linee delle linee guida per il turismo? No, ma io sono
profondamente d'accordo con Andrea, perché prima della riforma del titolo quinto il sistema sanitario campano era paradisiaco, era il miglior sistema sanitario, era sempre stato il miglior sistema sanitario mondiale, non nazionale, grazie al centralismo dello Stato. Io rivendico la riforma del titolo quinto e la rivendico perché lì c'è un regionalismo solidale, perché lì c'è un modello di meccanismo. Chiedo scusa Francesco, sì. Parliamo della riforma del titolo quinto del 2001. Del 2001, ecco. La rivendico. Questa rivendicazione fa riferimento perché a perché c'è un sistema che mette in competizione le regioni, perché sono sempre le scelte politiche a creare un sistema sanitario, le scelte dei governi regionali, le scelte della politica a creare un sistema sanitario degno di questo nome. E lì dove ci sono delle regioni che soffrono in termini di bilancio e in termini di possibilità di recuperare quel gap che li distingue rispetto alle regioni dove la sanità va meglio, c'è lo Stato che interviene in maniera solidale. Noi non dovremmo perdere di vista questo punto di riferimento, perché altrimenti torneremmo a quello che c'era prima del 2001. E sicuramente non era un sistema migliore di quello che c'è adesso, però io ho bisogno di dire qualche altra cosa. Sul Senato, per me è inconcepibile che ci siano dei senatori che facciano contemporaneamente i senatori e altre funzioni. E non mi vengano a dire che non prenderanno altri soldi dallo Stato, perché in termini di rimborsi, di missioni, di tutta questa roba qui, i senatori, consiglieri regionali e sindaci che andranno a Roma certamente avranno dei rimborsi per poter svolgere quelle funzioni. E non capisco perché conosco bene come funziona la politica, quindi so bene come in certe occasioni ci si muove, e non capisco perché dobbiamo consentire che le stesse persone facciano part-time due funzioni diverse. Non capisco come sia possibile che nessuno riesca a vedere che un terzo di questo Senato, con questa riforma, un Senato così formato, possa chiamare a sé i provvedimenti legislativi approvati dalla Camera dei Deputati. Io credo che questa sia una cosa che complichi in maniera incredibile il procedimento legislativo e sul rapporto fra lo Stato e le autonomie territoriali. C'è un altro punto di estrema rilevanza. La Corte Costituzionale, non un sostenitore del no, la Corte Costituzionale ha detto che per poter ridurre i conflitti di attribuzione di competenza che ci sono fra lo Stato e le regioni, c'è bisogno di una ripartizione, non per materia, perché è lì che si crea il conflitto, perché non si capisce dove inizia la competenza dello Stato e dove finisca e dove comincia e finisca quella delle regioni, ma una divisione delle funzioni fra regioni e Stato. Io credo che tutte queste cose qui siano state affrontate con una superficialità unica da parte di chi ha scritto questa riforma, e queste cose i cittadini devono sapere. Bene, Bruno Gambardella. Mi posso esimere? Sì. In che senso? No, esercito il dubbio, metodico, insomma, poi anche scaramanticamente, ha ragione Francesco. No, non credo molto, anche perché effettivamente emerge un'informazione parziale, quello che dicevamo prima, un rifiuto comunque che c'è per la politica. Ricordo, penso di ricordare bene, il referendum sul titolo quinto andarono a votare il 37-38% degli italiani, il referendum confermativo. Se vediamo i dati di partecipazione alle ultime elezioni regionali, siamo quando va bene siamo intorno al 50%. E questo, per questo, direttore, dicevo, provavo a dire prima, uno degli aspetti che invece mi convince di più della riforma riguarda proprio la materia referendaria e le proposte di legge di iniziativa popolare. Io sono uno di quelli che i banchetti sotto la pioggia per raccogliere le firme per il referendum, 500.000, li ha fatti e ne ha fatti anche tanti. Con il giochetto del quorum, penso alla... Tante iniziative sono andate sempre. Serve il referendum sulla legge 40. Questo infatti, tranne poche volte i referendum sono stati sempre battuti dal quorum. Quando pochi raccoglievano le firme e facevano la battaglia per affermare un principio di civiltà, e i partiti storici anche della sinistra scappavano pur di non perdere il voto cattolico dei vescovi, erano altri tempi, non c'era, era un altro clima. Le firme salgono, 800.000 firme, però c'è la possibilità di avere il quorum al 50% più uno dei partecipanti alle ultime elezioni politiche, e mi sembra giusto, perché non si può speculare dei votanti, il 50% più dei votanti, non più del numero di chi è iscritto alle nelle liste elettorali. Ci sono gli italiani all'estero che non sono, poi c'è stata pure questa polemica di recente, insomma, sull'Aran, eccetera. Vabbè. Poi le iniziative di legge di iniziativa popolare,
se sono ben informato, soltanto due o tre di queste proposte di legge iniziative popolari nell'arco di tanti anni sono approdate ad un esito positivo in Parlamento. Oggi noi abbiamo la possibilità di un quorum di firme più alto, 150.000, sì. Ma tempi certi. Parlamento si deve pronunciare. Può anche respingere quella legge, però il parlamentare si deve assumere la responsabilità dinanzi ai 150.000 cittadini di dire sì o no, e non di nascondere nei polverosi cassetti della Camera dei provvedimenti che lì restano insabbiati. Questa è una cosa che mi convince molto. Un'ultima cosa, sì. Sulla questione del regionalismo. Io tutta questa solidarietà, Francesco, soprattutto in campo sanitario, non l'ho vista onestamente, ma può darsi che sia stato distratto non essendo del settore. Mi convince molto il fatto che lo Stato riprenda la politica energetica. 21 politiche energetiche, perché abbiamo le due province di Trento e Bolzano, qui dobbiamo parlare di 21 politiche energetiche, sono ridicole. Con tutto il rispetto che ormai è diventato proverbiale, quasi una barzetta, per il Molise non può decidere per la politica energetica, così non lo può fare nemmeno la Lombardia che è grande quanto il Belgio. Lo Stato aveva il diritto di riprendere un qualcosa che per me addirittura dovrebbe essere spostato a livello di Unione Europea, se vogliamo essere competitivi rispetto alle grandi tematiche, lo scenario, la Russia, la Turchia, tutto quello che sta accadendo nel mondo, che tra l'altro mi preoccupa forse anche più dell'esito di questo referendum, Trump compreso. L'ultimo tema, dobbiamo essere un po' più telegrafici, ripartiamo un po' più telegrafici per cortesia, ripartiamo da Bruno Gambardella, perché lo abbiamo appena accennato, la legge elettorale. La legge elettorale di Italicum non fa parte del quesito referendario, non voteremo per dire sì o no all'Italicum, però oggettivamente il cosiddetto, con una brutta espressione, combinato disposto, insomma, ha fatto ragionare molti sul fatto che questa legge elettorale, così come è stata approvata, probabilmente andava questa volta sì concretamente ad incidere in qualche modo, anche abbastanza diffusamente, sulla prima parte della Costituzione. Allora, c'è stato un fatto nuovo però. Renzi dice, siccome il problema, soprattutto all'interno del Partito Democratico, è quello di cambiare l'Italicum, che aggraverebbe, che rappresenterebbe un po', diciamo così, il frutto avvelenato che non c'è nella riforma ma che la condiziona, chi lo vuole cambiare, se ci sono i numeri, cambiamo. È venuto fuori una bozza in cui praticamente si cambia, insomma, l'essenza della legge così come era stata presentata. Il premio non più al partito ma alla coalizione, il premio di maggioranza, i capilista bloccati dovrebbero sparire, c'è un altro aspetto che riguarda i collegi, un certo numero di collegi, almeno un centinaio di collegi. Quindi Renzi prende questo impegno e quindi disinnesca, però questo non è accaduto. Gambardella, sull'Italicum la corrispondenza con il referendum c'è evidentemente, insomma, in ogni caso, comunque la si voglia vedere. Io penso che la decisione probabilmente è un po' tardiva, presa nel corso dell'ultima direzione nazionale del Partito Democratico, cioè quella di costituire una commissione altamente rappresentativa, cioè i due capigruppo parlamentari, il vicesegretario e colui che è stato il leader della minoranza al passato congresso, che tra l'altro io ho votato Cuperlo, si sono riuniti e hanno trovato, secondo me, un tardivo punto di equilibrio che può essere interessante. Indubbiamente la questione dei capolista bloccati è una questione che non piaceva a molti e non piaceva a quei cittadini che, facendo due conti, si rendevano conto che appunto una buona parte dei parlamentari sarebbe stata eletta comunque su indicazione di Roma, insomma, del partito a livello centrale. La questione dei collegi uninominali mi convince ancora di più, perché noi non dimentichiamo mai che la proposta elettorale, di legge elettorale originaria, quella insomma ratificata da Assemblea e da direzione del Partito Democratico, resta il doppio turno di collegio. Chiaramente il Partito Democratico non ha una maggioranza assoluta in Parlamento per poter approvare quel tipo di legge, l'Italicum è stato un compromesso e quindi no, io penso che questa effettivamente anche la scelta penso molto coraggiosa di Gianni Cuperlo di accettare la sfida del sì dopo
aver contribuito a trovare questo punto di equilibrio possa sgomberare un po' il campo a delle preoccupazioni che io ritengo legittime. Poi vedete un secondo. Io ho profondo rispetto per chi nel Partito Democratico vota no. Le forche caudine non appartengono alla mia cultura, e l'aggettivo non è casuale. Perché so che nel Partito Democratico, e probabilmente conoscendo l'onestà intellettuale di Roberto Montefusco, credo di poter dire la stessa cosa, nel Partito Democratico chi vota no non vota per mandare a casa Renzi, vota no perché non è convinto di questa riforma. Io ho profondamente rispetto per i compagni del Partito Democratico che la pensano così. Quindi se la legge elettorale, la riforma, la bozza di riforma, può servire, comunque vada questo referendum un po' a rimuovere questo clima così, superare questo clima così acceso, è stato grazie, un bel passo avanti. Dobbiamo essere un po' più telegrafici, ma allora, insomma, comunque Francesco Todisco, ma Bersani, Speranza, lo stesso Cuperlo, non avevano chiesto, lo ricordava D'Andrea, perché poi è stata votata nei sei passaggi, diciamo così, del disegno di legge, è stata votata sostanzialmente un po' da tutto il Partito Democratico, almeno in Parlamento, la legge che adesso sottoponiamo al referendum. Ma insomma, non era la legge elettorale il problema che reclamava con maggiore forza rispetto ad altri il partito, la sinistra del Partito Democratico. Certamente, cioè oggi che fanno questa cosa voi dite vabbè, ma Renzi ha detto già troppe bugie e non ci fidiamo, ma insomma mi pare un atto impegnativo. Come l'avete presa intanto sta cosa di Cuperlo? Certamente la legge elettorale nel combinato con la riforma costituzionale crea una sproporzione e un dislivello a favore della governabilità dell'esecutivo rispetto alla rappresentanza, che a noi sinceramente spaventa. Io non credo che un accordo di questo tipo sia sufficiente per rasserenarci in merito al cambiamento della riforma elettorale. Andava depositato un testo di legge che garantisse tutte le anime del partito in questo senso. Non è stato fatto. Essendo molto amico di Gianni Cooper, lo conosco benissimo, le sue preoccupazioni, il suo senso di responsabilità che egli ha esercitato e che non ha esercitato con la stessa forza il segretario nazionale del partito, e capisco le motivazioni che hanno portato Gianni a votare. Oggi in un forum, Francesco, in un forum su Repubblica, Cooper lo dice, insomma, uno degli elementi che mi hanno, come dire, indotto a condividere e quindi ad apprezzare intanto il fatto di questo impegno sulla riforma elettorale è perché se dovesse vincere il no, sostanzialmente questo ha detto nel forum Repubblica, beh, ci sarà in Italia un mezzo diluvio, insomma, questo ha detto Cooperlo, ho chiuso la parentesi, ho riportato quello che diceva Cooperlo. Così le do anche una notizia, l'altro giorno ho partecipato al coordinamento nazionale di Sinistra Dem, che è l'area che fa riferimento a Gianni Cuperlo, lui ha ribadito lì la stessa preoccupazione. Io mi sono permesso di dire che a me preoccupa molto di più una riforma di una Costituzione che dura qualche anno in più di un governo che piuttosto la sorte di un governo che è destinato a durare un anno e poco più. E la notizia consiste in questo, che il coordinamento nazionale di Sinistra Dem in questi minuti uscirà con una dichiarazione rafforzando e valorizzando la pluralità di posizioni che c'è all'interno di Sinistra Dem, perché Sinistra Dem, non essendo una caserma e non volendo ripetere lo stesso errore del partito, non ha scelto una posizione che distingue tutta quella collettività, ma all'interno di quella collettività ci sono dirigenti che voteranno sì, come Gianni Cuperlo, e tanti dirigenti che voteranno no, come il sottoscritto. Aldo D'Andrea, sul fatto di eleggere, insomma, la rappresentanza e la governabilità, insomma, sono questi gli elementi che devono concorrere per fare una decente legge elettorale senza spostare troppo la bilancia da una parte e dall'altra. Spesso si dice sulla governabilità piuttosto che sulla rappresentatività. In fondo però gli elettori non è che abbiano mai votato direttamente, ci siamo avvicinati. Con il maggioritario uninominale su base proporzionale a votare direttamente davvero, ma insomma noi votiamo candidati autorevoli, non autorevoli, che ci propongono i partiti, che scelgono i partiti, noi siamo liberi di votarli o non votarli, ma insomma l'unica volta che ci siamo avvicinati è stato quei collegi uninominali maggioritari su base proporzionale, allora forse abbiamo forse scelto, perché si votava in un collegio piccolo, su 5-6 candidati, uno sceglie. Poi, quindi,
Questo per, non, per dire che insomma questa mistica che noi dobbiamo eleggere è un po' falsa, è un po' strumentale, voglio dire. Quindi, e in effetti questo smentirebbe la questione del combinato disposto, questa parola così orrenda di cui si fa spesso uso oggi, che sposterebbe verso le ragioni del no. Perché se il Presidente del Consiglio ha annunciato che c'è in vista una revisione della legge elettorale, io ci credo, l'ha detto a Milano, l'ha detto in pubblico. Certo, mi sarei aspettato anche io un passaggio più forte, quello che gli ha consigliato il giornalista Scalfaro. Dico il giornalista perché non so mai se si chiama Scalfaro o Scalfari. Scalfari, perciò, quindi il giornalista Scalfari. L'altro purtroppo è detenuto. E allora, il giornalista, il dottore Scalfari, ha chiesto esplicitamente al Presidente del Consiglio, nonché segretario del nostro partito, di presentare un disegno di legge. Quindi questa sarebbe stata una cosa sicuramente da me condivisa, insomma, e io mi auguro che possa ancora farlo, perché fino al 4 di dicembre c'è ancora tempo. Però lo ha annunciato pubblicamente. Quello che piuttosto si conosce anche la piattaforma su cui si basa, si baserebbe la bozza su cui lavorare per riformare l'Italia. Questo mi piace sottolineare, e quindi poi concludo, è il cubio di Solvi. Cioè, visto che noi viviamo in un villaggio globale, visto che noi abbiamo una crisi internazionale che si ripercuote anche sulle questioni italiane, le sofferenze, i sacrifici che si fanno normalmente, quotidianamente, per sbarcare il cosiddetto lunario, spingono le persone alla protesta. E quindi ogni proposta parte da un presupposto di negatività, perché semplicemente lo ha fatto la classe politica, che oggi purtroppo non gode di grande prestigio, probabilmente per colpa propria. Certamente non per colpa dei cittadini che votano in un certo modo e che quindi sono indotti a fare in un certo modo. E io vorrei, ecco perché dico, è l'empirismo che ci deve guidare. Oggi c'è qualcosa che cambia, che possiamo cambiare, meglio poco che niente. E quindi, attenendoci alle questioni reali, io invito caldamente i meridionali a votare per il sì, perché è interesse di noi meridionali. Roberto Montefusco, battute finali. Vorrei essere un po' cattivo con la sinistra. Citava il cupio di Solvi, intimorito d'Andrea. Sì. Però non è che poi, insomma, il problema è questo, che se vince il no, la sinistra, che è in crisi in tutta Europa, e non solo in tutta Europa, anche in America Latina, c'è un grande studio di Marc Lazar che consiglierei di leggere per capire che sta succedendo alla sinistra nel mondo. E beh, se vince il no, la sinistra in qualche modo proverà a riorganizzarsi. Molto cattivamente starei per dire, non è che se si inventa un'altra proiezione, diciamo così. In ogni caso, se vince il no, avete filo da testa. Se vince il sì, mi pare che si chiudano molte cose. Però una cosa la vorrei dire sulla legge elettorale. Scusa la cattiveria, però è sì, un sì, modo sì, no, per farti spiegare. Arrivo al punto, ma una cosa vorrei dirla però sulla legge elettorale. Perché siccome stiamo parlando di Costituzione, è bene ricordare che in questo Paese le norme si cambiano in Parlamento e non con i documenti delle correnti del Partito Democratico, diciamo. Questo non per la fiducia che può essere più o meno elevata nei confronti della parola del Presidente del Consiglio, eppure riecheggia nella memoria collettiva di questo Paese l'Enrico Stai Sereno con cui Renzi, segretario del PD, liquidò il Premier del suo partito, diciamo. Ma il punto non è questo. Il punto è che le leggi si cambiano in Parlamento e che da cittadino italiano, ancora prima che da militante politico, francamente quello che sta scritto in un documento del Partito Democratico lascia un po' il tempo che trova. Renzi continua ancora adesso a affermare la sostanziale, diciamo, assenza di legame tra riforma costituzionale e legge elettorale. Io vorrei dire che quando si crea un sistema per cui è una sola Camera, la Camera dei Deputati, sì, per l'appunto, a dare la fiducia al governo, risulta decisivo per l'equilibrio democratico capire come quella Camera che dà la fiducia al governo viene eletta ed è ampiamente rappresentativa. Vorrei dire che lo strumento migliore e più efficace per cambiare la legge elettorale è votare no,
perché è chiaro che con il no decade automaticamente anche l'Italicum. E quindi a chi non piace questa legge elettorale può tranquillamente può scegliere la strada, vorrei dire, più sicura del no, piuttosto che fidarsi del Presidente del Consiglio. Il rischio del cupio di soldi della sinistra. Il rischio del cupio di soldi, ma noi non stiamo svolgendo delle elezioni politiche, per cui c'è il partito del sì e il partito del no. Anche questa è stata una rappresentazione sbagliata che rischia di portare fuori strada la discussione in questo paese. Tra un anno e mezzo o anche prima, non lo sappiamo, si andrà alle elezioni politiche e lì ci saranno schieramenti che nella loro diversificazione di proposte politiche si contenderanno la guida del paese. Lo diceva Francesco, i governi, la sinistra, i partiti, sono cosa un po' più modesta che la Carta Costituzionale, che la riforma di 47 articoli della Carta Costituzionale. Io mi pongo un attimo dopo il tema del destino della sinistra e vorrei provare a ragionare di una cosa molto preziosa come la nostra Costituzione. Il nostro tempo è scaduto, devo dire però che non si può far finta di non vedere che il voto del 4 dicembre è un voto politico. È un voto largamente, complessivamente, a tutto tondo politico, non si può dire che votiamo, poi vince il sì, vince il no, non cambia niente, no, cambia tutto, l'abbiamo detto. Non vedo cupio di soldi, però voglio dire, non vedo alcun cupio di soldi. Vince il no va tutto bene. Come? Sì, va bene. Sono contenti? No, è una battuta, perdonami. Poi sai, quando vengono alcuni esponenti del governo a dire votate sì perché abbiamo fatto il Jobs Act, è caduto anche qui nel PIN, votate sì perché, perché c'è il Jobs Act, perché votando sì alla riforma costituzionale votate sì al pacchetto di riforme che in questi anni ha prodotto il governo Renzi, e ci sta che magari qualcuno arrabbiato per il Jobs Act voti no, e insomma poi bisogna anche un po' metterlo di semplicemente. La sottolineatura dialettica amichevole, certo, con, certo, con Roberto Montebusco, certo, per dire che insomma a me pare che sia, e non perché ci avviciniamo alla data del voto e quindi diciamo così ci sono atmosfere un po' così, ma insomma è un voto politico, perché il Presidente del Consiglio si dimette il giorno dopo, su questo non c'è dubbio, più politico di questo, come dire, una... Prego. Posso fare una domanda al conduttore? Qual dipende. È lo scenario sì. successivo alla vittoria del secondo me il ritorno al proporzionale, il ritorno al governo di coalizione. Vabbè, lei si fa con no, giusto, si fa la domanda, questa è la domanda, secondo me. Però. Io ci dormo su. Ma bisognerebbe su. E ce lo dice domani. Ma soprattutto i ricatti non rendono, è un tempo in cui i ricatti non rendono. Grazie, grazie a Roberto Montefusco, grazie ad Aldo D'Andrea, grazie a Francesco Todisco e a Bruno Gambardella, ha lavorato con noi. Vincenzo Trombetta in studio, in regia Emanuele Angheloni. Torniamo martedì con Tribuna Referendum, avremo un duello molto ravvicinato tra il sottosegretario Umberto Del Basso De Caro e Giuseppe Gargani, che presiede un comitato nazionale per il no. Umberto Del Basso De Caro, sottosegretario ai trasporti, allo sviluppo economico, ai trasporti e alle infrastrutture, ai trasporti, naturalmente sosterrà le ragioni del sì. Grazie di nuovo ai nostri ospiti, grazie a quanti hanno voluto seguirci nel frattempo, compreso e senza referendum. Buon fine settimana a tutti voi, arrivederci. DAG Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, Mano Calzati, nei pressi di Avellino Est.